Per 70 anni questo paese non ha mai pensato di far pagare agli obbligazionisti o ai correntisti neanche una lira. Presidente, una banca non può fallire. Una banca seria, con delle regole stabili come quelle della legge bancaria del 1936, 56 anni di leggi hanno portato la stabilità in questo paese. Le cose sono cambiate nel 1992. Il primo governo tecnico di questa storia repubblicana, questo Ciampi che tutti avete lodato, si è permesso di riformare totalmente il nostro sistema bancario, trasformando un sistema bancario solido che per 70 anni non ha mai avuto bisogno del bail-in. Questo Parlamento ha detto sì al bail-in, il partito di maggioranza ha detto sì al bail-in, ha fatto pagare 130.000 famiglie questo prezzo, il prezzo di aver utilizzato questa normativa. Noi eravamo contrari allora, siamo contrari adesso, lo scriviamo nero su bianco, e finalmente anche il Partito Democratico si è reso conto, e lo ha scritto anch'esso nero su bianco, che probabilmente la normativa sul bail-in va modificata. C'è proprio un errore di fondo, l'errore di fondo è questo governo. Così quando noi abbiamo chiesto già, anche in commissione d'inchiesta toscana, sul Monte dei Paschi aveva chiesto l'elenco dei debitori, che sia pubblico, perché loro i nomi li facevano, ma questo Parlamento non vedeva assolutamente la necessità e l'urgenza di dare delle risposte ai cittadini. Bisogna fare qualcosa per riuscire a far capire a chi gestisce le banche che non si possono dare finanziamenti ad amici politici senza che ci siano le dovute garanzie. Questo non è assolutamente opportuno. E finalmente arriva qualche nome dei famosi prenditori di denaro. E abbiamo visto il caso De Benedetti con Sorgenia, 600 milioni erogati da Monte Paschi di Siena, ma ce ne sono molti altri. Abbiamo visto una lunga lista di Banca Etruria, di finanziamenti di Banca Etruria. Ebbene, i nomi iniziano a uscire, ma non bastano i nomi di chi ha preso i soldi. Bisogna tirare fuori i nomi di chi questi soldi li ha prestati, di chi ha autorizzato, di chi c'era nei consigli di amministrazione, di chi ha portato avanti queste pratiche. E quindi anche il Partito Democratico, che ha avuto una responsabilità diretta su Monte Paschi, è giusto che paghi, e troveremo il modo affinché anche il Partito Democratico riesca a pagare i danni che ha creato al Monte Paschi, alla nazione e al sistema bancario. Lei, Ministro, oggi si presenta qui con il capo cosparso di cenere e chiede scusa per una sua esternazione infelice. Noi prendiamo atto di questa cosa. Allora perché se ne vanno questi giovani? Se ne vanno perché si sentono innanzitutto ignorati e abbandonati. Il mondo del lavoro non è certo migliorato, mi scusi, con le sue politiche, perché il Job Act ha fatto tutto tranne che dare più stabilità e meno precarietà al mondo del lavoro in questo paese. Che deriva la precarietà non solo materiale ma anche emotiva, che deriva dal non poter contare su un lavoro o non poter contare sul potersi ricollocare in un mondo del lavoro veramente flessibile che funzioni. Abbiamo il 28,7% degli italiani a rischio povertà o esclusione sociale. E il reddito di cittadinanza, la nostra proposta, giace da 2 anni e più nella commissione di competenza, perché voi non volete ragionare su questa cosa. Allora, caro Ministro, io spero di rivederla in quest'aula a presentare delle misure concrete per fare in modo che i giovani non si sentano abbandonati. La RAI sembra in se stessa impunita. Un grandissimo carrozzone pubblico che si muove in modo elefantiaco, e quindi c'è una stratificazione anche di persone all'interno che sono collegate alla politica e non si riescono mai a toccare magari i punti nevralgici, i grandi nodi. E allora in questo senso mi trovo d'accordo a sentire anche degli interventi in cui si dice che la RAI sembra a volte irriformabile. E perché dico che la RAI poi si sente sempre impunita? Uno, perché ha spesso e sempre avuta nel passato la copertura politica, ma poi anche se non raggiunge quegli obiettivi, come non ha raggiunto gli obiettivi del contratto di servizio, che non sono stati sicuramente rispettati tutti, che cosa succede alla fine? Succede che la RAI ha di nuovo la concessione. E la RAI per altri 10 anni, per altri 10 anni, perché se un'azienda non facesse bene il proprio lavoro, un altro ente direbbe: ok, tu non hai fatto bene il lavoro, cambio azienda. Però è chiaro che siamo un po' nelle impossibilità di fare questo, e allora ci si sente impuniti, tanto la concessione io comunque l'avrò sempre, non me ne frega niente, non ho raggiunto quell'obiettivo,
ho raggiunto quell'altro obiettivo. E allora bisogna iniziare a dare paletti un po' più stretti, essere un po' più duri su queste cose e dare proprio una visione di un modello culturale diverso. La domanda che poniamo oggi al governo, al ministro dell'ambiente, è semplice. In pratica, dal quello che si legge dal rapporto ISPRA del 2016, nella tabella 336, la leggo, scopriamo che la quantità dichiarata di ceneri prodotti ad Acerra non è superiore a 36.000 tonnellate l'anno, pari al 5% del totale incenerito, e che il maxi impianto di Acerra è diventato il più grande impianto di incenerimento d'Italia, con 714.000 tonnellate di rifiuti inceneriti nel 2015. Secondo quanto riporta Medici per l'Ambiente, questi non sono i dati accertati da ISPRA, dovrebbe produrre non meno di 150.000 tonnellate l'anno di ceneri pesanti e non meno di 22.000 tonnellate di ceneri leggere. Quali sono i dati che voi apportate? Ovviamente queste ceneri dove stanno andando? Grazie. Provo a fare chiarezza sui dati. Con riferimento all'anno 2015, l'impianto di Acerra, quindi sulla base dei dati corretti, produce circa 154.000 tonnellate di rifiuti. Perché parliamo di ceneri? Perché spesso si dice che quando si incenerisce non ci sono rifiuti. In pratica, con questa risposta si dice esattamente che ci sono 154.000 tonnellate di rifiuti ogni anno che vengono dagli inceneritori, soltanto quello di Acerra. Ecco, Ministro, a me piace sempre parlare con lei di quello che potremmo fare per ridurli ancora questi rifiuti. E vorremmo mettere da parte quei 12 inceneritori che vorreste voi costruire per creare ancora questi rifiuti. Il disegno di legge che noi andiamo ad approvare in nessun passaggio sottolinea e garantisce quello che dovrebbe essere lo spirito ispiratore di una legge che riguarda la tutela delle migliori cure possibili, e cioè che il paziente cittadino e l'esercenza della professione sanitaria non possono essere visti come controparti, ma che solo un rapporto di fiducia reciproca nel contesto di regole e tutela di entrambe può essere la base su cui edificare un'assistenza sanitaria giusta, di qualità elevata per chiunque e in qualsiasi situazione. Ma credo che l'elemento più critico di questa legge, e l'abbiamo visto stamattina nella discussione di alcuni emendamenti, si riguardi proprio il profilo assicurativo, in quanto abbiamo visto che c'è una fortissima asimmetria tra il mondo assicurativo e le professioni sanitarie, a svantaggio di quest'ultime e in conseguenza anche a svantaggio dei pazienti. Inoltre anche mutuare alcune valutazioni dell'RC Auto su queste norme non ci appaiono del tutto appropriate. Per le ragioni sopra esposte, seppur riconoscendo che il testo presenta elementi di maggiore equità rispetto a quello approvato dalla Camera, annuncio il voto di astensione del gruppo Movimento 5 Stelle. Grazie. Questo weekend sono stato bombardato di messaggi sul mio profilo Facebook, mail e telefonate da parte di cittadini e cittadine che mi chiedevano aiuto per l'emergenza freddo e neve che ha colpito soprattutto il sud Italia. Molti canili si sono trovati impreparati a fronteggiare questa ondata di maltempo, poiché la maggior parte di queste strutture non è assolutamente a norma. Molti sono fatiscenti e alcune non hanno neanche le autorizzazioni sanitarie previste per legge. Molti di questi canili sono comunali ma gestiti da privati, quindi sono stati usati soldi pubblici per costruire strutture non a norma e se ne stanno spendendo tanti altri per dare un appalto alla vita di questi cani a soggetti privati, il cui unico interesse è il benessere del loro portafoglio e non quello dei nostri amici a quattro zampe. Le scene riprese col tablet e smartphone sono di cani che muoiono tra il freddo, la neve e l'incuria, cani con le zampe congelate attaccate al terreno. Tutto questo è vergognoso. Oltre a configurarsi il reato di maltrattamento degli animali, c'è anche il danno erariale. Ma sembra che a nessuno interessi. Ho fatto interrogazioni a cui non mi è stata data risposta e sto usando il mio ruolo per dare voce a chi non ne ha. Ma non sarebbe compito mio, ma del Ministro della Salute, che latita nel controllo e nell'applicazione della normativa sul benessere degli animali, lasciando morire questi cani nel freddo di queste gabbie fatte per aumentare il conto in banca di persone senza scrupoli. L'unica nota positiva è che almeno ci sono tanti volontari e volontari che si adoperano per dare una vita migliore ai nostri amici a quattro zampe, e di questo dobbiamo solo ringraziare. Sono cambiate nel 1992, il primo governo tecnico di questa storia repubblicana
questo Ciampi che tutti avete lodato, si è permesso di riformare totalmente il nostro sistema bancario, trasformando un sistema bancario solido che per 70 anni non ha mai avuto bisogno del bail-in. Questo Parlamento ha detto sì al bail-in, il partito di maggioranza ha detto sì al bail-in.